Salve, in questa lezione vedremo come determinare il momento resistente allo stato limite ultimo di una sezione in calcestruzzo armato sollecitata a flessione semplice. A questa lezione, fatta di cenni prettamente teorici, ne seguirà subito un'altra in cui, per maggiore chiarezza, saranno sviluppati alcuni semplici esempi applicativi. Nella scheda informativa in alto a destra di questo video ci sono ulteriori suggerimenti per l'approfondimento dell'argomento trattato. In questa diapositiva è rappresentato il modello schematico di una sezione rettangolare in calcestruzzo armato. Con A con S e con A'S sono indicate rispettivamente l'area delle barre tese e l'area delle barre compresse. Con la lettera D è indicata la distanza del baricentro delle barre tese dal bordo compresso della sezione, mentre con la lettera C è indicata la distanza del baricentro delle barre di armatura compressa, sempre dal bordo superiore compresso della sezione. In figura è rappresentato anche un diagramma di deformazione ultimo, tipico di una sezione in flessa correttamente progettata, e a fianco è riportato il corrispondente diagramma di tensione. Le fibre della sezione a deformazione e tensione nulla sono individuate dall'asse neutro, la cui distanza dal bordo compresso è indicato con la lettera X. A destra del diagramma di tensione sono riportate le componenti delle risultanti derivanti dallo stato tensionale ultimo. In particolare, con NC è indicata la risultante delle tensioni di compressione assorbita dal calcestruzzo. Con N'S la forza di compressione assorbita dall'armatura A'S e con N'S la forza di trazione assorbita dall'armatura A'S. Se la sollecitazione esterna è di flessione semplice, per l'equilibrio alla traslazione della sezione, lo sforzo normale agente sulla sezione deve essere pari a zero. Da qui discende che la somma delle tre risultanti delle tensioni interne NC più N con S più N'S deve essere uguale a zero. Abbiamo già visto nelle lezioni preliminari sul materiale come calcolare le risultanti delle tensioni interne. NC è uguale al prodotto Psi per FCD per B per X. N con S è uguale ad A con S per sigma con S, N' con S è uguale a A'S per sigma' con S. Sostituendo queste espressioni nella condizione di equilibrio, si ottiene un'equazione nella variabile X, la cui soluzione ci fornisce la posizione dell'asse neutro. Si presti attenzione al fatto che le tensioni delle barre sigma con S e sigma' con S dipendono a loro volta dalla posizione dell'asse neutro X. Per cui, nella generalità dei casi, l'equazione di equilibrio non è di primo grado, come invece sembra qui apparire. Vedremo poi, caso per caso, come risolvere questa equazione. Una volta determinata la posizione dell'asse neutro, x, è facile calcolare il momento resistente della sezione a flessione semplice. Poiché lo sforzo normale resistente è nullo, il sistema delle forze interne NC, NS e N'S deve essere equivalente ad una coppia. E come si sa, il momento di una coppia è indipendente dal punto rispetto a cui si calcola. Assodato questo, è comodo calcolare il momento resistente della sezione rispetto alle barre tese dell'armatura tesa. Il momento è dato quindi dalla somma dei prodotti delle forze NC ed N'S per le rispettive distanze dall'armatura tesa. La forza NC è posta alla distanza d meno lambda x dalle barre tese, essendo d la distanza dal bordo compresso delle barre tese, detta anche altezza utile della sezione, e lambda per x la distanza di NC dal bordo compresso. La distanza di N'S dalle barre tese è invece pari a D meno C, essendo C la distanza delle barre compresse dal bordo superiore compresso della sezione. I segni meno davanti a NC e a N'S servono perché, pur essendo entrambi gli sforzi negativi, determinano sulla sezione un momento flettente positivo. Nelle lezioni preliminari sul materiale abbiamo già discusso delle regioni di comportamento delle sezioni in calcestruzzo armato.
Ricapitolando brevemente, ricordiamo che a causa della grande capacità di deformazione dell'acciaio teso, la rottura delle sezioni avviene sempre per raggiungimento della deformazione limite del calcestruzzo compresso, posta allo 0,35%. Poiché il diagramma di deformazione della sezione è lineare, fissata l'ordinata allo 0,35% di compressione al lembo superiore della sezione, man mano che l'asse neutro scende lungo la sezione, la deformazione delle barre tese diminuisce. La posizione dell'asse neutro cui corrisponde una deformazione delle barre tese pari alla deformazione di snervamento di progetto, epsilon y con d, viene indicato con il simbolo x limite. Per l'acciaio di tipo B450C, cioè il tipo ricorrente indicato dalle norme tecniche italiane, la posizione x limite è data dal prodotto 0,641 per d. Determinato il valore x limite, se l'asse neutro è inferiore a x limite, le barre tese sono snervate. Viceversa, se la posizione dell'asse neutro è più in basso della sezione, quindi maggiore di x limite, le barre tese hanno una deformazione inferiore a quella di snervamento e sono quindi in fase elastica. In questa slide esaminiamo appunto il caso in cui l'asse neutro x è più in alto della posizione x limite, per cui le barre tese sono snervate e la tensione di queste è pari alla tensione di snervamento di progetto Fy con d. L'equazione di equilibrio alla traslazione si specializza in questo caso sostituendo a sigma con s il valore invariabile Fy con d. Il valore della tensione delle barre compresse σ'S dipende dalla deformazione ε'S calcolata all'altezza delle barre compresse. Dalla similitudine dei triangoli nel diagramma di deformazione si ricava che la deformazione delle barre compresse ε'S è uguale a εcu diviso x per la distanza dall'asse neutro delle barre compresse x-c. A seconda del valore di εs si possono avere due casi. Se la deformazione delle barre tese è maggiore in termini assoluti della deformazione di snervamento, la tensione delle barre compresse è pari a quella di snervamento. I segni meno corrispondono a valori algebrici corretti trattandosi di tensione di compressione. Se la deformazione ε'S è inferiore in termini assoluti della deformazione di snervamento, allora le barre compresse sono in fase elastica e la tensione σ'S corrispondente è data dal prodotto E con S, modulo di elasticità lineare dell'acciaio, per la deformazione ε' con S. Per determinare qual è la posizione dell'asse neutro cui corrisponde lo snervamento delle barre compresse, basta che nella formula del calcolo di epsilon primo con s si ponga questa uguale proprio a meno epsilon y con d. Sviluppando la relazione, si ricava che le barre compresse risultano snervate se la posizione dell'asse neutro è pari ad almeno 2,273 c. Vediamo le conseguenze di questi due casi per la soluzione dell'equazione di equilibrio. Se anche le barre compresse sono snervate, σ'S è uguale a meno Fy con d. Quindi l'equazione di equilibrio divenne un'equazione di primo grado e di facile soluzione. Trovato il valore di x, può calcolarsi il momento resistente della sezione, sostituendo a σ'S il valore meno Fy con d nella formula già presentata nella slide precedente. Passiamo al secondo caso. Se le barre compresse non sono snervate, anche la tensione σ'S delle barre compresse è variabile con la posizione dell'asse neutro x. In particolare, sostituendo a σ'S E con S per ε'S e a quest'ultimo la relazione in funzione di x, l'equazione di equilibrio diviene un'equazione di secondo grado. Definendo la percentuale meccanica di armatura omega con S pari a con S per Fy con D diviso FCD per B per D,
La percentuale U di armatura compressa rispetto all'armatura tesa, U uguale A'S fatto A con S, e ancora la grandezza U' pari a Epsilon CU fratto Epsilon con Y con D per U, la soluzione dell'equazione di equilibrio e quindi la posizione dell'asse neutro è fornita dalla formula rappresentata nella slide. Trovata la posizione dell'asse neutro con questa formula, si ricava la tensione σ'S delle barre compresse e quindi il momento resistente della sezione allo stato limite ultimo. Dal punto di vista pratico, non sapendo a priori quale sia il comportamento della sezione e in quale caso ci troviamo, si può procedere in questo modo. Si calcolano i valori x limite e la posizione x uguale a 2,273C, cui corrisponde lo snervamento delle barre compresse. Calcolati questi due valori limite dell'asse neutro, si ipotizza come primo tentativo il caso in cui le armature entrambe siano snervate. Si calcola quindi la posizione dell'asse neutro con l'equazione di primo grado e si confronta il risultato con le posizioni limite prima determinate. Se il valore di x ottenuto è inferiore a x limite e superiore a 2,273C, allora l'ipotesi assunta è esatta e la posizione dell'asse neutro calcolata è corretta. Siamo nel primo caso. Se invece x risulta inferiore a 2,273C, la posizione dell'asse neutro calcolata non è esatta poiché le barre compresse non sono snervate. Siamo quindi nel secondo caso. La soluzione dell'equilibrio dovrà essere quindi affrontata con l'equazione di secondo grado. Esiste una terza ipotesi. Se la posizione x calcolata con l'equazione di primo grado è maggiore anche di x limite, allora le barre tese non sono snervate e si deve ricorrere ad una ulteriore formulazione delle equazioni di equilibrio. In questa slide affrontiamo il caso in cui la posizione dell'asse neutro è maggiore di x limite, e cioè il caso in cui le barre tese sono in fase elastica. Diciamo subito che una sezione che si comporti a flessione semplice in questa regione non è una sezione progettata correttamente, in quanto possiede una scarsa capacità di rotazione plastica e non è quindi idonea ad affrontare le sollecitazioni che agirebbero sulla struttura durante un evento sismico. Ma restiamo al caso teorico. In questa regione, salvo rarissimi casi di isolette molto snelle, le barre compresse risultano sempre snervate. Le barre tese invece sono in fase elastica e occorre determinare il valore della deformazione epsilon con S, che dalla similitudine dei triangoli del diagramma di deformazione è data dalla relazione meno epsilon CU fratto X per la distanza d meno X. Trovata la deformazione epsilon con S, la tensione sigma con S delle barre tese è data dal prodotto E con S per epsilon con S. Sviluppando ancora, si ricava l'ulteriore espressione che, sostituita nell'equazione di equilibrio, ci porta ad un polinomio e quindi ad una equazione di secondo grado. Introducendo per comodità il parametro K, pari al prodotto E con S per epsilon CU, l'equazione assume una forma più compatta e da questa si ricava la formula risolutiva che ci fornisce il valore di x. Determinata la posizione dell'asse neutro x, considerando che le barre compresse sono snervate, il valore del momento resistente è fornito dalla relazione MRD uguale psi per FCD per B per x per D meno lambda x, più A'S per FY con D per D meno C. Con l'esame di questo caso abbiamo completato il quadro di comportamento allo stato limite ultimo delle sezioni in flesse in calcestruzzo armato. Nella prossima video lezione saranno presentati tre esempi applicativi numerici corrispondenti ognuno ad un caso diverso di comportamento della sezione. Arrivederci alla prossima lezione su questo canale.